mamma mia, dopo che l'avevamo fatta per soffrare la vecchia, ma la struttura della vita! Ah. Che è Lucia? Faccio il dispetto di camerare, perché devo dare una volta. E dai, Lucia, sta papà, dai! Papà, dici che l'hai trovato sotto un mobile. Ho capito, non pretendiamo troppo. Qui fosse la bella vita. Sta qua, lo porto di te. Papà, ti sta davanti. La polizia. Prego, accomodate. Desiderate. E sono tu. Guardate che io non desidero niente, perché quando voglio qualcosa mi picco. Sì, vabbè, ma qua che siete venuti a fare? Sono venuto a cercare Leopoldo del Re, sta qua! Sentite, vi devi stabilire se ci sta o non ci sta Leopoldo del Re. Vogliamo stabilire chi siete voi. E avete ragione, io non mi sono ancora presentato. Appunto. Io mi chiamo Giuseppe Alfiero e sicuramente avete sentito parlare di me. A verità, non ho mai avuto questo piacere. E avete ragione un'altra volta. Io sono conosciuto con il nome di Peppe Fotocopia, ma non so perché. E io invece sì. Esatto. No, non è niente, no, volevo dire che io invece sì, ho sentito parlare molto di voi, molto bene, anzi, vi devo pure ringraziare. Oh, bene, e per chi? Per Arecchio, no? Arecchio? Ma che state dicendo? Innanzi mi ha avuto a che fare che Arecchio voi? Ma no, la Arecchia mia, la Arecchia vostra! Ma mi ha ringraziato per Arecchio mio, ma vi sentite pure? Sì, sono una bellezza. Con loro si vi sentite pure vuol dire che hanno pulito sto. No. E guardate che ancora la lascia ti posso fottire a petto fuori. Ma perché dov'è? Non mi permettere mai! E allora che resto fatti stare? Questo, scusate, sono stato infelice nell'esprimermi. Volevo dirvi che vi sono grato per aver detto alla signorina Arecchia del mio desiderio di incontrare l'impresario. Ma ah, che sei? Ehi! E quello è un piacere che ho fatto al marito di donna Nanina. Sapete che donna Nanina è una delle mie clienti migliori. E io non potevo dirgli di no. E poi come se... I mariti delle mie clienti sono mariti miei. Va buono! Sì. Dunque adesso che abbiamo stabilito chi sono io, vogliamo stabilire chi è Leopoldo del Re. Siete voi! No, è mio figlio, ma che volete da lui? Lo cerco per dargli un consiglio spassionato. Ma a proposito di che? A proposito di che? Ma volete trasi troppo in tasca zettero prego. Questa è una cosa che, come si dice, devo trattare da uomo a uomo con lui. Boom, non ci azzicca! Ma io sono il padre! E beh, con quello! Io un consiglio ti devo dare, non me lo devo di certo mangiare. Ci ascolta il mio consiglio. Non basta che già, che ti chiama tanto. Me lo chiamo. Leopoldo, Leopoldo, vieni un minuto. Leopoldo, non mi disturbare, che il mio figlio. E se non lo sapete voi? No, certo. Leopoldo, vieni, c'è un signore che ti vuole. E dici, ma sai com'è che ho da fare? Vieni, vieni, che ti devo mangiare con me. Riesci a poco dire si potrebbe capitare per lei? Calmatevi, Leopoldo, vieni, fai presto! Sì, sto venendo! Quanto te? Ma che volete da me? Io da te non voglio niente. Sono io che ti devo dare qualche cosa. E che mi volete? E dirmi, o io ti do un consiglio e tu te lo prendi e lo sei. O io ti abboffo mazza! Scusate, ma che mi ha fatto mio figlio? Finermo! Niente! E allora? Ho detto finemmo! Il che significa che potrebbe fare ancora qualcosa? Che non mi piace! Papà, ma io conosco a chi? E perché mi ha fatto? Aspetta, no papà! Adesso il signor Peppe ci spiega tutto per filo e per segno, così ci chiariamo e amici più di prima, E avete ragione un'altra volta, però cercate di non esagerare! Non facci più, ma ci vogliamo accomodare! Vi posso offrire qualcosa? Un whisky, un cognac? Faccio fare un caffè di ieri, la mia moglie! Il caffè di te ieri! E come piace rimanere a lei? Ma siamo alle mie. Dunque, carissimo Leopoldo, veniamo a noi. Guardalo. Tu lo conosci a me? Veramente faccio mai. Bravo. Allora diciamo che tu non hai mai visto a Peppe Fotocopia. Ah, allora mi ci dico il capo. Che faccio? Facciamo beneficenza. Bravo. Io faccio sempre beneficenza. Ma tu non sei mai visto? No, mi sono scordato. Ah, bravo. Allora se ti sei scordato io ti ripeto la domanda. Guardami sempre tu. Tu conosci a Peppe Fotocopia? Perché? Non esiste! Bene, allora visto che non esiste lui non lo può conoscere, no? E brava, avete un'altra volta ragione, però state zitti perché mi date in ero. Ma non scordato, no? E vediamo di non scordarcelo più! Dunque, ti voglio fare una domanda. A te ti piace i pazzi a Carlo e Stescio?
Veramente, fino a ieri mi piaceva molto. Trovate, pensate che mi ha già messo nuova a studiare. Invece faccia tempo. Bravo, bravo. Però dimmi una cosa. Quando giochi, i dischetti ci tengo. Ti compro a pezzo a te da nanannina. Sicché io nanannina vengo i dischetti a pezzo. Ma che dici, la paura? Ma non ce ne vedi più. Non si sa. Ma dimmi una cosa. Guardami sempre te pallini. Tu sai che chi fornisce i dischetti a donna Nanni? Sì, che li fa per te? Sì, che li fa? Non sa, mi sono scusato, l'altro mezzo avuto che non voglio sapere. Ma come te fa questo che te li fa per te? No, volevo dire che il cugino è l'amico mio Cicino. Ecco, forse sa come si fa, ma nessuno sa che fa donna Nanni. Ah. Bravo, bravo. Vedo che sei un ragazzo molto intelligente. Allora ti voglio vedere un'altra cosa. Mettiamo il caso che un certo maresciallo russo, ti manda a chiamare e ti chiede chi è che fornisce dischetti a donna Nanni. Guardiamo tu quello rischio. Ma guardate che lui è già stato interrogato dal maresciallo e non ha detto niente. Perché sì, potrebbe essere richiamato un'altra volta. Non dice niente. E può darsi che gli fanno la stessa domanda. Non dice niente. Guardiamo tu quello rischio. Ti dico che non so che cosa sono le dischette. Che non conosco a donna Nanni e che sono stato una con te e ti metto a me. Bravo, bravo, questa è musica per le mie orecchie. Complimenti, ci avete un figlio molto intelligente. Grazie. E quando vedo l'intelligenza diventa generoso. Bravo. E allora sapete che faccio? Il consiglio non lo do solo a Leopoldo, ma lo do a tutti e tutti. Grazie, dite. A ragazzi, consiglio di non recuperare più la memoria. A voi dipende. A me non mi avete mai visto. Mai. Io non esisto. E in questa casa non ci sono mai stato! Mi sono spiegato! La bellezza! E allora mi avete capito? Certamente! No, perché se non mi avete capito bene, io ve lo posso spiegare con un metodo un po' più convincente. No, signor, non so chi siete! Abbiamo capito una bellezza di tutto quello che non ci avete detto! E siamo lietissimi di non avervi mai conosciuto! E come potevate conoscermi? Se io in questa casa non ci sono mai stato! Ehi, ma avete ragione pure voi, Io ho sempre ragione! A non rivederci! A mai più rivederci! Ma mi metto male pure! Non ti preoccupare, fa paura io! Aspetta, non vedi, a papà, non ti preoccupare! Siamo muti! Oh, Michele, ma non ti preoccupare!